Maike, che è l'ex di Matteo, non rubata, è successo quello che è successo. Ma in realtà no, cioè io quando sono stanca, sono stanca. Descrivi l'altro con una parola. Miracolata ci scriverei, ti giuro, ci scriverei proprio miracolata. Che hai scritto? Finto santo. Psycho. Cosa hai scritto? Psycho. E ce l'ho tatuato, tra l'altro. Cosa hai portato a Ex on the Beach? Sempre scritto, giusto? Miss Sbroccona. Io sono proprio la regina, la queen delle sbroccate e delle litigate. Quando non mi capiscono sbrocco. Io invece ho scritto il vero me, perché mi sono riscoperto qua dentro. E nella mia vita sono una persona molto semplice, che non ha troppi eccessi, non fa troppe cose. Ecco il perché del santo e del chirichetto. Posso dire di aver portato qua dentro il me stesso al 100%. Hai mai rubato l'ex a qualcuno a Ex on the Beach? Maike, che è l'ex di Matteo, non rubata, è successo quello che è successo. Hai mai fatto una scenata di gelosia? No. Io invece fin troppe, infatti in confessionale sono stata soprannominata Pocahontas, oltre che Pocahontas e Porcahontas. Pocahontas è proprio la... forse una delle prime che mi si addice. Hai mai finto di essere stanco per mandare in bianco qualcuno? Ma in realtà no. Cioè, io quando sono stanca, sono stanca. Cioè... Io sì. Sì. Ma con chi? Hai mai desiderato l'uomo d'altri? Nella vita? Sì. Hai mai avuto un crollo emotivo? Mi cancello. Sì. Hai mai desiderato di lasciare la villa? Sì. Hai mai detto ti amo in villa? L'ha sentito. Hai mai voluto riavvolgere il tempo per cambiare qualcosa che hai fatto in villa? Avrei preferito, sinceramente, lasciare le cose come erano con lei. Hai mai desiderato che Ex on the Beach non finisse mai? Un'altra incoerenza forte, mamma.